nasce a Sora Vittorio De Sica, attore, regista e sceneggiatore, una delle figure preminenti del cinema italiano. Calca le scene fin da bambino, quando comincia a recitare in teatro in piccoli ruoli marginali. Dal 1946 al 1951 dirige uno dopo l'altro quattro capolavori: Chouchat, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Umberto D, pietre miliari del neorealismo cinematografico. I primi due ottengono l'Oscar come miglior film straniero e il Nastro d'Argento per la migliore regia. Dopo questa irripetibile quadrilogia, De Sica firma L'Oro di Napoli e dirige Sofia Loren nell'acclamatissimo La Ciociara. 624, attenza! Dal romanzo omonimo di Alberto Moravia vince tutti i premi possibili: Nastro d'Argento, Davide di Donatello, Palma d'Oro al Festival di Cannes e il premio Oscar per la migliore attrice. Muore il 13 novembre 1974. 13 novembre 1974. Muore Vittorio De Sica. Il cinema italiano perde uno dei suoi principali protagonisti. Esordisce dietro la macchina da presa nel 1939 con Rose Scarlatte, ma il suo nome è legato in maniera indissolubile alla grande stagione del neorealismo. Con Chouchat e Ladri di biciclette vince l'Oscar per il miglior film straniero. Dirige Sofia Loren in La Ciociara, Ieri, Oggi e Domani e Matrimonio all'italiana. Con quest'ultimo è ancora Oscar.